Guardia già la seconda compagnia! Che cosa vuoi? Panie, tak naprawdę rzuciliśmy gośćmi i wyszło na mnie, panie. Ja przyszedłem tutaj migiem, no i tak naprawdę muszę panu wytłumaczyć sytuację, bo reszta powiedziała mi, żeby tak zrobić, no. Siamo i tre picchetto di guardia, signore, a torno al cadavere. Cosa hai da dirmi? Ecco, signore, non sono solo io, c'è anche la guardia di Rano e l'appuntato Boudouas. Boudouas. L'appuntato si chiama Boudouas. Boudouas. È chiaro? Sì. Sì. Va bene, parla, dai. Ecco, signore, sarebbe dovuto essere l'appuntato a venire qui, ecco. Effettivamente, quando non ci sono graduati, è l'appuntato a essere responsabile. Devo andare a chiamare l'appuntato, signore? No, parla tu, dato che sei qua. Signore, ho 17 anni di servizio, signore. La medaglia, due menzioni. Arruolato volontario, signore. Ho una buona scheda, signore. Io sono servizio. Non conosco nient'altro che ciò che mi viene ordinato. E per questo i miei superiori dicono sempre, con Jonas si sta tranquilli. Va bene, parla. Di cosa hai paura, dai. Ecco, sarebbe dovuto essere l'appuntato, signore. A me mi avevano proposto di passare dal soldato semplice all'appuntato. In giugno, signore, ecco. Insomma, parli? Se è successo qualcosa, siete responsabili tutti e tre. Dunque, non ti preoccupare di chi dovrebbe essere qui. Ecco, signore. Eppure abbiamo vegliato, signore, ecco, avevamo il cambio guardia delle due, signore. È quello più duro, signore, lo sapete bene, com'è. La nuca che tira, gli occhi di piombo, la nebbiolina di primo mattino e tutte le ombre che si muovono. Hanno scelto proprio bene il loro momento, signore. Noi eravamo lì, ecco. Pestavamo i piedi, parlavamo. Non dormivamo, signore, no, non dormivamo. Questo glielo possiamo giurare tutti e tre, signore. E, ecco, all'improvviso io guardo il cadavere, signore. Ero lì, vicino, signore. Lo guardavo io di tanto in tanto. Sono fatto così, signore. Sono meticoloso. È per questo che i miei superiori dicono sempre con Jonas. Basta. Sono stato io il primo a vederlo, signore. Sono stato io il primo a dare l'allarme. L'allarme? Per quale motivo? Signore, il cadavere è stato coperto. Ecco, ma giusto un pochino, signore, ecco. Un po' di terra per nasconderlo agli avvoltoi, signore. Sei sicuro che non è stata una bestia a spanto? No, signore, abbiamo escluso subito questa eventualità, signore. La terra è stata gettata secondo i rituali, signore. Penso sia stato qualcuno che sapeva quel che faceva. Chi ha usato? Dai, coraggio. Chi è stato così folle da sfidare la mia legge? Guardia, hai riscontrato delle tracce, qualcosa? Niente, signore, tranne il passo più veloce del passaggio di un uccello, ecco. E anche una paletta, sì. La guardia di Durano ha trovato una paletta, tutta vecchia e arrugginita, di un bambino, probabilmente, ma... Ma ecco, abbiamo pensato che non poteva mica essere stato un bambino a compiere l'impresa, signore. L'appuntato l'ha comunque conservata per l'inchiesta. Un bambino. Posizione spezzata che sgorga e corro dovunque. Signore, abbiamo fatto tutto quel che potevamo fare, ecco. La guardia di Giro si è anche seduta una mezz'oretta, io però sono sempre stato in piedi, signore. Glielo può dire l'appuntato questo? Che avete già parlato di questa storia? Nessuno, signore. Abbiamo tirato a sorte e sono venuto qui. Ascoltami bene. Spediti indietro il cambio. E questo l'ordine. Siete colpevoli di una grave negligenza, sarete puniti in ogni caso. Ma se parli, se in città si viene a sapere che il cadavere di Polinice è stato sepolto, giuro mi ammazzo come cani a tutti e tre. Ecco, signore, forse gli altri l'avranno già detto al cambio, signore. Signore, io ho due bambini, sì, signore, ce n'è uno che è veramente piccolo.
Signore, ma io ero qui davanti a voi, signore. Davanti al consiglio di guerra, signore. Ho un testimone io, signore. Se gli altri hanno parlato, non sono stato io, signore. Ho un testimone io. Sì, un testimone, signore. Vivrai, forse. Ecco, comincia. La piccola Antigone è catturata adesso. La piccola Antigone potrà essere se stessa per la prima volta. È stata lei! Ma dov'è Creonte? Creonte! Creonte! Sono qua, perché? Che succede? Signore, non bisogna mai giurare per poi correre il rischio di dover spergiurare, signore. E questa volta mia, soltanto mia, è stata la fortuna. Ecco, le tue parole mi avevano spaventato a tal punto che non mi auguravo di tornare qui tanto presto. Ma un piacere supera ogni altro mi è accaduto, signore. Ecco, ho trovato questa fanciulla, colta in flagrante nel mentre seppelliva il cadavere, signore. Potete farne quel che volete. Interrogarla, giudicarla, io mi tiro fuori da tutta questa brutta storia. Come l'hai catturata? E dove? Stava seppellendo il cadavere, signore, è tutto. Lo sai quello che dici? Te ne rendi conto? Stava seppellendo il cadavere che voi avevate proibito di seppellire, signore. È chiaro quel che dico? In che modo l'hai colta sul fatto? Si lamentava con gemiti e lamenti alla vista del cadavere scoperto, signore. È come quelli di un uccello che torna dal nido e non mi trova più i suoi piccoli. Tu, che guardi verso terra, hai fatto questo, lo ammetti oppure no? Non lo nego, sono stata io. Guardia, vuoi andare dove vuoi? Sei libero dalla tremenda accusa.